Benvenuti a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi registro i preferiti del mese di maggio, anche perché è davvero in super ritardo, quindi si doveva fare per forza. Iniziamo subito con la prima domanda: canzoni del mese. Devo essere onesta al 100%? Ripetitiva al 100%? Ma quanto sono belle, sono uscite delle canzoni stupende. Infatti la prima è una delle canzoni che praticamente è prima o seconda, adesso non ricordo, in classifica, da quando è uscita comunque, ed è Senza pagare di J-Ax e Fedez. So che non tutti piacciono, non tutti è proprio il loro stile, però a me piacciono da morire, ogni canzone che stanno sfornando mi piacciono tantissimo, e questa forse è la mia preferita di tutte e ve la faccio sentire. Cioè, ditemi quanto può essere figa. Un'altra canzone ancora più figa forse è di Jason Derulo e si chiama Swalla, insieme a Nicki Minaj, anche questa sicuramente l'avete sentita. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, oh. E poi sono molto molto indecisa su quale mettere, perché ne ho due che in realtà fanno parte un po' della stessa categoria, e anzi ve le metto tutte e due perché chi me lo vieta, è il mio video, faccio quello che mi pare. Quindi prima canzone che vi metto è di Liam Payne, conosciuto? Bah, lo conoscete? Oggi sono simpatica. E la canzone si chiama Strip That Down, ma quanto può essere bella, è davvero bella. There's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Se non balli con questa, cioè non è storia. E un'altra che vi stavo dicendo prima è invece di Niall Horan. Esatto, proprio lui. Lui ne ha fatte diverse in realtà, ma la canzone che mi piace di più si chiama Slow Hands, e l'ha cantata anche al concerto One Love Manchester che ha fatto Ariana Grande. Se non l'avete visto, cioè dovete assolutamente vederlo. Io a lacrimare in continuazione, ma dettagli. Slow hands, that's what you've been on. Hanno fatto uscire degli album, uno più pazzesco dell'altro, davvero. Sono rimasta senza parole, per quanto mi manchino, insomma, lo sapete e penso lo sentiate altrettanto, però sono usciti proprio con degli album fighissimi, cioè mi piacciono davvero uno più dell'altro. Poi passiamo ai film e telefilm del mese. Allora, per quanto riguarda i telefilm, ho iniziato Modern Family, che in realtà ho quasi già finito, e questo fa capire molto, però è una serie di 8 stagioni, non so se uscirà la nona, ma penso insomma di sì, ed è una serie prettamente comica, comunque abbastanza stile commedia, ed è davvero bellissima. Ogni episodio dura 20 minuti circa, e ogni serie ha all'incirca sempre sulle 22-24 puntate. È una serie super coinvolgente, una puntata c'è proprio una dietro l'altra, neanche ci pensate, perché poi sono appunto brevi, divertenti, incisive, fighissime. Altra serie che ho iniziato è Jane the Virgin, perché ho visto un video di Martina, il suo canale si chiama Maybe Channel, che aveva iniziato a guardarla sotto poi consiglio vostro. Io già la conoscevo come serie, però non mi ero mai spinta a guardare le puntate, invece l'ho fatto e mi piace tantissimo anche quella. Sono 3 stagioni per
per ora, ma uscirà la quarta. Devo iniziare la terza stagione, quindi anche quella me la sono proprio mangiucchiata. Poi, solite serie che seguo, insomma, ormai le sapete penso a memoria. Quelle devo andare ancora avanti. In realtà mi devo mettere in paro con un bel po' di serie TV, però dettagli. Adesso prima pensiamo alla maturità e poi ci ripensiamo. Per quanto riguarda i film, allora, mi sono praticamente vista tutta la saga di Pirati dei Caraibi, perché io avevo visto i primi due film, però tanto tempo fa, per rivedere adesso l'ultimo film, che è La Vendetta di Salazar, che in realtà non ho ancora visto. Comunque ho dovuto rivedere tutti i precedenti, quindi li ho visti tutti, però La Vendetta di Salazar devo andarla ancora a vedere al cinema. Ho sentito un sacco di recensioni positive, quindi non vedo l'ora. Poi ho visto che mi è piaciuto da morire, anche se ho dei punti da mettere un po' così sottolineati, però adesso vi dico tutto. Il film è Wonder Woman, lo aspettavo da tantissimo, perché questi film sui supereroi, eroine, eccetera, io proprio ci vado a nozze che più non si può. Ho adorato soprattutto questo film, la parte iniziale, che, cioè, se fosse stato un film soltanto incentrato sulla parte iniziale sarebbe stato fighissimo, però mi è piaciuta anche tanto la parte finale. La cosa che vi dicevo prima, che mi ha proprio, cioè, annoiata, strano ma vero, è la parte centrale, però naturalmente non posso parlarvi senza farvi spoiler, ve la dico così, la parte centrale mi ha un po' annoiata, però in generale è un film bellissimissimo. E poi non mi ricordo, perché sinceramente ne avrò visti anche altri, ma alla fine, sapete, quando sto a montare il video o lo riguardo, dico, cacchio, potevo dire quella cosa, in realtà non l'ho detta, però poi che fai? Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Aspetta, forse ho trovato un modo, perché ho l'applicazione per i film, quindi vado a vedere quelli che ho visto, dovrei ricordarmeli. Ah, ecco, ho visto King Arthur, raga, King Arthur, ma quanto è figo l'attore. Aspettate, vi dico anche il nome dell'attore. Si chiama Charlie Hunnam, ma, cioè, raga, io l'ho visto, stavo al cinema con mia sorella e Desiree. Mi sono girato, ho fatto, no, vabbè, è l'uomo della mia vita. E, aspettate un attimo, perché so che adesso voi direte, sì, ma l'hai detto anche di Elijah, quello di The Originals, e di un altro, e di quell'altro, e di quell'altro. Non ci posso fare niente, ogni volta che ne vedo uno mi entra nel cuore. È troppo bello. E anche il film è molto bello, spero facciano assolutamente il continuo, perché ci starebbe tutto. Poi ho visto, ah raga, ho visto Baywatch, cioè mi stavo scordando tutto, ho visto Baywatch, che è stato un trash continuo di episodi. Alla fine ci sono anche i protagonisti della serie degli anni, non so se erano anni 80 o 90, comunque di Baywatch, quindi ci sta David Hasselhoff, Pamela Anderson, insomma una cosa fighissima, ma il trash è stato assurdo. Però il film in generale è molto carino, davvero tanto. E poi basta, insomma, gli altri ve li ho detti. Ora passiamo alle scarpe del mese, dopo che vi ho fatto questo bel pippone sui film. Le scarpe che ho utilizzato maggiormente, sia perché sono fresche e perché sono stracomode, sono queste qui. Queste sono, aspetta, ve le faccio vedere una sola, le Stan Smith Bold si chiamano, che hanno praticamente una sorta di doppio fondo, insomma hanno questa platform più grande rispetto al modello classico, che invece è piatto. E io le ho prese bianche, naturalmente, con il retro rose gold. Le ho prese da Athletic World, pagate mi sembra sui 100-110, insomma una cosa del genere. Tra l'altro volevo ricordarvi che se mi seguite su 21 Buttons, che è un'applicazione, trovate il mio nickname, il link per seguirmi qua sotto, potete scoprire un sacco di outfit che sia che faccio, ma magari ogni tanto pubblico qualche foto su Instagram e voi mi chiedete dove hai preso la maglia, dove hai preso quello, e magari io metto la foto su 21 Buttons taggando poi il negozio, quindi mi raccomando, andate sempre a dare un'occhiata lì. Poi le unghie del mese sono queste, però visto che devo andarle a rifare domani, e queste qui sono quelle vecchie, sono quelle marroni matte ancora, domani che le vado a rifare, tanto prima che monto questo video ve la carico la foto delle unghie che ho fatto, ve la metto qui. Non so ancora come saranno, quindi boh, lo scopriremo soltanto vivendo e soltanto guardando ed editando questo video, però sicuramente la mia Giulietta sarà sempre brava. Poi per quanto riguarda i prodotti beauty del mese, allora prima cosa che vi voglio consigliare è questo primer di Glossip, che mi ha stupito tantissimo. Questa è della collezione All Weather, che è praticamente quella estiva per temperature molto particolari. È tipo consistenza cremosa, crema viso, ed è spaziale. Se lo trovate, se avete la
la possibilità, cioè dovete assolutamente averlo. Altra mia preferita è questa, questa palette e di prodotti dentro, perché questa palette naturalmente se andate sul sito di Mulac la potete acquistare singolarmente, idem con i prodotti. Questi sono i prodotti che utilizzo maggiormente io per quanto riguarda il viso, quindi li ho messi tutti insieme, ma il mio prodotto in assoluto preferito, sia che ho riscoperto sia che adoro follemente, è questo qua, lo 01 Ipno, che è una terra super fredda, cioè guardate, è bellissima. E altro prodotto sempre viso naturalmente è questo blush molto particolare, è lo 03 Bambi, perché rispetto ad altri blush, vedete magari sul pesca, sul rosato, questo ha un sotto tono leggermente rosato, però è prettamente marroncino come blush e sto impazzendo per questi colori ultimamente. Altro preferito, perché è stata una super scoperta, questo mascara L'Oreal, che è il Miss Baby Roll. È una nuova uscita, in realtà è uscito da pochissimo, ma mi ha entusiasmato che non potete capire quanto, perché io ho dei seri problemi con le mie ciglia, sapete che sono corte, sfigatine e insomma, tutte le cose più negative potete buttarle giù, ma questo mi ha stupito tantissimo, non me l'aspettavo, perché poi il prodotto è anche abbastanza liquidino, però fa un effetto davvero bello bello bello, quindi se lo trovate, magari avete delle ciglia migliori delle mie, vi andrà bene. Ultimo preferito è questa matita labbra che sto usando praticamente sempre, era già la mia preferita, ma adesso che l'hanno riformulata, queste qui, le pastello di Neve Cosmetics, questa è fantastica ed è la Marmotte di questo colore qui. Me la vedete usare spesso nei tutorial, get ready, insomma un po' di tutto, perché proprio la adoro. Poi la cover del mese è questa qui, che ditemi se non è la cosa più bella che abbiate mai visto. Non so perché fa molto Sailor Moon, sia perché io ho l'iPhone rosa e la cover rosa, quindi è tutto molto rosa. Non so se quello di Sailor Moon si chiamava cristallo di luna, cristallo di luna, non lo so. Comunque, questa qui è fantastica. L'ho comprata da eBay, se ritrovo il link ve lo lascio qua sotto. La foto del mese è questa qui, che ho fatto esattamente il 1° maggio, quindi più dentro di così non possiamo esserci. Come vedete si indossava ancora il giacchetto, che bello quel periodo primaverile, cioè splendido. Per quanto riguarda invece gli eventi, adesso andiamo sul calendario. Allora, naturalmente 1° maggio, festa dei lavoratori e ci siamo. Poi il 13, 14 e 15 sono stata a Berlino. Non vi ho caricato né vlog né nulla perché non mi andava in quei giorni di vloggare, però vi ho caricato le foto su Instagram, quindi se volete, non lo so, andare a vedere qualcosina, trovate tutto lì. Il 17 ho fatto le unghiettine, queste qua, che però vabbè, adesso praticamente è passato quasi un mese, quindi direi che è ora già di rifarle. Il 20 maggio sono andata a fare un tatuaggio, se volete vedere tutta la mia routine tatuaggiosa, chiamiamola in questo modo anche se non è proprio corretto, ve la lascio linkata nella scheda info, forse è qui, boh, ancora devo capire. E basta, questo è tutto per gli eventi. E ultima domanda di questo preferiti è l'applicazione del mese, e per questo mese appunto voglio consigliarvi, perché sinceramente mi è piaciuto un sacco. Ho anche avuto l'occasione di collaborare con questa applicazione, ma in questo caso ve la consiglio proprio io spassionatamente, ed è 21 Buttons. È un'applicazione, vedete, soprattutto incentrata sullo stile, qui abbiamo Gloria, insomma potete seguire un sacco di persone, e in più questo è il mio account, potete trovarmi scrivendo ila0203, ma ripeto, trovate tutti i link qua sotto, dove posto sia magari dei trucchi e vi taggo la casa cosmetica, i prodotti in particolare, qualche collana, maglia, scarpe, quindi se siete curiose di cosa indosso potete tranquillamente trovare tutto qua, cioè guardate, ne posto davvero tantissimi, quindi andate perché vi voglio in tanti. Detto questo, questo è il tag, i preferiti del mese finito, noi ci vediamo direttamente il mese prossimo con i preferiti di giugno. Vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video.